Record d'incasso per la 134esima edizione della Giostra del Saracino. Sabato 17 giugno erano presenti 4.379 spettatori che hanno fatto registrare un incasso pari a 113.088,46 euro. Numeri buoni anche per la prova generale con 3.162 spettatori e un incasso di oltre 13.100 euro. Dispiace che così tanto pubblico abbia assistito forse a una versione particolarmente opaca della manifestazione, non tanto e non solo per le performance di tre quartieri su quattro, escluso le Gemme di Santo Spirito e degli Sbandieratori particolarmente straordinari, si è visto ben poco. Una giostra che ancora una volta forse ha evidenziato i suoi limiti, una lunghezza esagerata dovuta anche all'incidente dei fari che illuminavano la piazza, agli atteggiamenti poco sportivi, non certo cavallereschi, a tempi morti sempre più frequenti. E anche il pubblico a casa, in parte, sembra essere rimasto a bocca asciutta. Diverse le critiche alla nuova regia televisiva, soprattutto per il tipo di inquadrature che non svelavano adeguatamente il punteggio anche dopo l'annuncio dell'Araldo. Nei quasi tre mesi che ci separano dalla giostra di settembre, non solo per i quartieri perdenti, ma anche per l'istituzione giostra, ci saranno probabilmente confronti e contromisure per offrire uno spettacolo diverso e degno del nome della giostra.